Allora, anche l'Abruzzo si appresta a diventare una delle regioni italiane a istituire il nuovo numero di soccorso, l'112. Quindi questo significa più attenzione nei confronti della sicurezza, della salute dei cittadini. Una risposta all'emergenza più veloce, più rapida, più efficiente, tecnologicamente più evoluta e anche più appropriata. Quando avremo finito la realizzazione di questa centrale, a partire dal 24 in Abruzzo basterà fare un solo numero per chiamare tutte le possibili emergenze, da quelle di pubblica sicurezza agli incendi alle emergenze sanitarie, e questa centrale unica provvederà a smistare in maniera appropriata la telefonata e quindi a gestire la richiesta, con personale che parlerà molte lingue, che quindi potrà interloquire anche con la popolazione straniera, con i turisti o con gli immigrati. La regione fa un investimento importante, 4 milioni per la realizzazione della centrale e poi 3 milioni e mezzo l'anno per il personale e per le spese di gestione. La centrale dove sarà collocata? La centrale verrà collocata presso l'Agenzia di Protezione Civile, che gestirà con il proprio personale, con il personale che andrà formando, 40 unità di personale, appunto tutta la centrale. Quindi presso la sede della Protezione Civile ci sarà la centrale qui all'Aquila.